dire, ecco, come glucometro, buonasera, di per sé, senza bisogno di attaccarlo a un iPhone, iPad, niente, così. Lo metti, si accende automaticamente da solo, ti sta dicendo avvicinami la goccia di sangue. Io adesso non voglio pungere nessuno, uso una reazione simile al sangue, ne metto una goccia qui, facciamo finta che il nostro sangue sia blu per una volta. Adesso 1, 2, 3, mi dà un dato, 134 alle 18.40 del 22 settembre 2012, quindi mi dà la data, i milligrammi, l'unità di misura e l'ora. Questo io ne posso fare sino a 300, a 300 in memoria qui dentro. Dopodiché io prendo il mio cellulare, prendo il mio iPod, prendo il mio iPad, lo metto attraverso il suo ingresso doc. Lui a un certo punto, come vedi, si accende qui, l'ho toccato, download completato, una lettura scaricata, abbiamo fatto un rilievo e me l'ha scaricato, ok, e mi dà questa scheda. La soluzione di controllo ha misurato 134, ok. La cosa, quindi questa è semplicissima, oppure se tu hai direttamente il cellulare o l'iPod, esiste anche la custodia direttamente come ha Alessandra, poi ci fai vedere il tuo cellulare che lei lo porta già, è già inserito, c'ha la custodia, lo può portare a mo' di cellulare, già fatto. Lo puoi misurare direttamente con questo, con le stesse e identiche modalità. A questo punto io metto, ha solo un ingresso, questo è soltanto il cavo per caricarlo, non ha batterie, si carica come un cellulare. Quando lo prendi per la prima volta lo devi inserire nell'elettrico, c'ha l'attacco della Apple, uguale a quello degli altri, nel giro di un'ora te lo carica, inserisci. La carica dura? Dura un po' di giorni, almeno adesso io non ho fatto per un po', ecco, e ti dà questa grafica. Rifacciamolo, vediamo se è rimasto. Uso questo benedetto liquido di contrasto, a un certo punto, eccolo qui, adesso mi appare tutta una sua elaborazione visiva e sullo sfondo mi appare la glicemia. Adesso questo è limitato perché non c'è il sangue, quando c'è il sangue mi dà una serie, Alessandra, ti io lo posso usare anche sull'iPad. Che tipo di strisce usa? Sono le strisce Bigistar. Queste saranno Bigistar uguale allo stesso nome dell'apparecchio. Saranno in commercio dal 1 ottobre in Sardegna. Quindi il vostro diabetologo, le potrà scrivere dal 1 di ottobre. Nella iPad lo uso perché siamo in tanti e si vede meglio. Prendo una scheda qualunque. Il vantaggio, sono tantissimi vantaggi, adesso lo vediamo. Prendiamo una scheda. Anche questa era. Aspetta che sto eliminando quelle fasulle. Pigliamone una vera. Questo c'ha 222 neanche, eccolo qua, 113, ok, appare questa scheda che ha tre tabelle, quella con la glicemia, quella con i carboidrati e quella con le unità dell'insulina. Prendiamo quella della glicemia, appena io lo misuro mi dà immediatamente giorno, ora e data. Sono io che qui tocco e gli dico quando è, se sono prima di pranzo, dopo pranzo, dopo cena, facciamo che siamo prima di pranzo, ok? Mettiamo sempre fine, che sarebbe l'ok, il fine. Ecco, e lui mi segnala subito, prima di pranzo. Ho la possibilità di fare un mio diario che ha addirittura 5 postazioni, 5 modi diversi. Uno sono il cibo, è lui interessato? Buonasera, è lui Giacomino, interessato. Vieni, ciao. Tu hai qui la possibilità di poter mettere che cosa hai mangiato, c'è già una tabella pre-stampata, ma la possibilità anche di aggiungere tu altre cose, no? Adesso facciamo semplicemente, ho bevuto alcolici, non lo diciamo, dai. Ho mangiato cibi grassi,
clicco, compare, fine, mi compare in tabella, ho mangiato cibi grassi, continuo ancora, attività sportiva, ho fatto una bella partita e allora attività fisica intensa, ok? E io metto fine attività fisica intensa. Occhio, posso anche scriverlo, nel senso, metto modifica più e qui posso scrivere, ho giocato a basket